so a chi ho creduto e sono certo che egli, giusto giudice, è capace di custodire il mio deposito fino all'ultimo giorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore Gesù, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Oggi celebriamo la conversione dell'Apostolo San Paolo e lo Spirito Santo che compie questo prodigio così straordinario e, come dice San Paolo, tutto a favore della Chiesa e a gloria di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo, l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che hai illuminato tutte le genti con la parola dell'Apostolo Paolo, concedi a noi che oggi ricordiamo la sua conversione di essere testimoni della tua verità e di camminare sempre nella via del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive
e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo disse al popolo: io sono un giudeo, nato a Tarso in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele, nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme, anche quelli che stanno là, perché fossero puniti. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: chi sei io, Signore? Mi disse: io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: che devo fare, Signore? E il Signore mi disse: alzati e prosegui verso Damasco. Là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia. E poiché non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco. Un certo Anania, devoto osservante della legge, estimato da tutti i giudei là residenti, venne da me, mi si accostò e disse: Saulo, fratello, torna a vedere. E in quell'istante lo vidi. Egli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora, perché aspetti? Alzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
conversione dell'Apostolo San Paolo opera questo cambiamento radicale nel cuore e nella mente, nello spirito di San Paolo. Da persecutore diventerà un apostolo, un perseguitato, un martire del Vangelo. Qui, dal racconto che avete ascoltato, siamo nel capitolo terzo degli Atti degli Apostoli, San Luca mette sulle labbra dello stesso Paolo il racconto della sua conversione. Poi nel capitolo 22 lo stesso Luca riprenderà questo discorso e lo narrerà con termini pressappoco uguali a quelli che Paolo ha usato nel capitolo 3. Perché sottolineiamo questa nota? Perché la verità è una, è forte, è immutabile, viene da Dio e nessuno la può cancellare. È importante la conversione di San Paolo. Lui era autorizzato a cercare i cristiani in tutte le città della Giudea e della Galilea. Li denunciava, li mandava incatenati agli anziani, al sommo sacerdote, perché fossero giudicati e condannati. Il suo nome era ormai ben conosciuto, tant'è vero che quando il Signore chiama il sacerdote Anania, un santo uomo, e gli dice: Anania, guarda che nella tale via, al tale numero, c'è un uomo di Tarso chiamato Saulo, vai e battezzalo. Sapete cosa ha risposto Anania? Signore, lo conosco, quello è famoso perché perseguita i tuoi cristiani. E Gesù gli dice: no, adesso è cambiato. Io l'ho scelto come vaso di elezione. Egli porterà il mio nome alle genti, porterà il mio nome ai pagani, dunque, agli idolatri. E infatti Paolo all'inizio si dedica alla predicazione degli stessi ebrei nelle sinagoghe. Poi, siccome fanno tanta opposizione, non apprezzano il dono della parola che Paolo porta e non capiscono il dono che il Signore ha fatto alla Chiesa con la conversione di Paolo, perché è un gigante del Vangelo, allora Paolo dice: va bene, io ho iniziato a parlare a voi, voi non volete ascoltarmi, allora io mi rivolgo ai pagani. E allora la predicazione di Paolo diventa il tema centrale di tutto il racconto degli Atti degli Apostoli, dove ovviamente vengono narrati anche i viaggi degli altri apostoli e la predicazione universale degli altri apostoli. Però è Paolo al centro che emerge e diventa l'emblema dell'annunziatore del Vangelo. Coraggioso, sfida la morte, dice lui che 7 volte si è trovato di fronte alla minaccia di essere ucciso per la fede. Però dice: la parola di Dio non sarà fermata da nessuno, e possono anche uccidere Paolo, ma la parola di Dio non la ucciderà nessuno. Paolo scrive le lettere, che sono una fonte, una vera miniera di sapienza spirituale, di gratitudine verso Dio che lo ha chiamato
alla vita. Infatti, prima che gli inizi la predicazione, gli dice Anania: il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà. Ed ecco Paolo che diventa veramente un illuminato dallo Spirito Santo, a vedere il giusto. Chi è il giusto? È Gesù Cristo risorto. Paolo non conobbe in vita Gesù, ma lo conobbe mentre era nel deserto dell'Arabia, dove per 3 anni è rimasto a meditare, a digiunare e a prepararsi alla predicazione. Quindi il Signore si mostrerà a te, si farà vedere a te. Ti è chiamato ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca. San Paolo dirà a un certo punto: il mio Vangelo, quello che io ho ricevuto direttamente da Gesù, quello vi annuncio. Quindi, dalla bocca del Signore, che gli appare continuamente nel deserto, si siede accanto a lui e racconta non solo le vicende terrene della sua vita, Gesù, ma gli apre, gli squarcia il velo del mistero della Trinità, dell'incarnazione, della redenzione, della Chiesa, della glorificazione di tutti i giusti. Sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito, gli dice il sacerdote Anania prima di battezzarlo. Essere testimone che vuol dire? Raccontare, dare prova. E i miracoli confermano le parole di Paolo. Ogni tanto risuccedeva nelle sinagoghe che i farisei si bisticciavano contro i sadducei all'annuncio di Paolo. Paolo diceva: io sono fariseo, figlio di farisei, e annuncio Gesù Cristo perché egli mi è apparso. E allora i sadducei, che non credevano nella risurrezione, nell'immortà dell'anima, e litigavano con i sadducei. Tu dunque racconterai quello che hai visto e udito. Noi, come testimoni del Vangelo, abbiamo da raccontare qualcosa? Abbiamo visto? Non abbiamo visto Gesù come l'ha visto Paolo. Però lo Spirito Santo è sceso dentro di noi nel battesimo e soprattutto ancora nella cresima. Ha confermato ciò che ci aveva detto nel battesimo. Nel battesimo ci vengono infuse le virtù teologali, fede, speranza e carità. Dio semina dentro di noi questi 3 grandi doni, la luce della fede, la dolcezza della speranza e il fuoco della carità. Perciò assomigliamo a Dio e assomigliamo al Figlio di Dio. Allora tu racconterai quello che hai visto Cristo, e quello che hai udito da Lui. E ora, dice Anania, non c'è più da aspettare, alzati, fatti battezzare, attenzione a queste parole, alzati, fatti battezzare, quindi o tu sei adulto e verrai da solo, o sei neonato e ti porteranno gli altri per essere battezzato.
Battezzato significa immerso, immerso nell'acqua. E qui è immerso chi riceve il battesimo nella grazia dello Spirito Santo, nella grazia di Cristo, nella grazia del Padre. E allora fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati. Ecco l'effetto del battesimo: prima rimuovere il peccato che c'è nell'anima, perciò dopo avvengono nella vita pratica di cristiani adulti e avvengono le cose incredibili, che torniamo al paganesimo, alla durezza del cuore, ai vizi, all'odio, all'incoscienza, al barbarismo spirituale. Chi rinuncia alla comunione di grazia col Signore, alla carità verso i fratelli, ritorna barbaro, ritorna idolatra, si perde, si confonde, non capisce più niente. Voi vi potete meravigliare, ma come questa è quella persona che andava a messa, è quella persona che faceva la comunione, è quella persona che ringraziava Dio. Adesso che è successo? Ha girato le spalle a Gesù Cristo, quindi chi gira le spalle a Gesù Cristo ovviamente le gira pure al suo prossimo, e a cominciare dalle persone più care. Ecco, tu ora devi essere purificato dai peccati, e questo avviene per effetto del battesimo, invocando il suo nome. Vivrai invocando il nome di Gesù Cristo, cioè pregandolo e ringraziandolo. Signore, io non ti conoscevo. Adesso ti conosco perché tu sei venuto a me, ti sei rivelato al mio spirito. Io non avevo il dono della comunione con te perché non avevo te. Ora tu sei venuto, mi hai donato te stesso col battesimo, con i sacramenti, con l'Eucaristia, e allora io vengo da te a invocare il tuo nome. Ora guida tu la mia vita, fammi purificare dai peccati e fammi guadagnare la vita eterna. San Paolo dice che tutto a gloria di Dio è pronto a morire per quel Gesù che è morto per lui. Dice, usa un termine, un verbo forte: egli ha afferrato me, ora tocca a me afferrare lui. E non a caso usa questo termine battagliero. Perché? È perché tante cose, gli uomini, la mentalità del mondo, le tentazioni del demonio cercano di tenerci lontani da Gesù Cristo. Invece egli, proprio per amore, vince le resistenze che si oppongono a noi, noi non ci riusciremmo, e poi ci tiene stretti al suo cuore. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. La paternità apostolica di San Paolo ispiri i sacerdoti a generare le anime in Cristo mediante il Vangelo, con la preghiera, l'impegno quotidiano, la fedeltà alla propria chiamata. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. L'impegno missionario dell'Apostolo delle genti conforti e sostenga coloro che operano per portare la luce di Cristo con la parola, il soccorso umano, la testimonianza evangelica. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per
Per intercessione di San Paolo, le confessioni cristiane e le grandi religioni dell'umanità collaborino fra loro per eliminare le cause sociali e culturali del terrorismo, insegnando la grandezza e la dignità della persona. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, aiutaci a vivere sempre nella tua fede e nella tua grazia. Signore Gesù, aiutaci sempre a vivere nella tua fede e nella tua grazia. Canto numero 162. Perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Padre, il nostro sacrificio, concedi che lo Spirito Santo illumini la tua Chiesa, con quella fede che animò San Paolo e lo fece missionario e apostolo delle genti per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei tuoi santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo la tua lode. Oh,
santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli tutti i Santi, San Francesco, Santa Chiara, San Pio e San Paolo, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Noi abbiamo ricevuto la grazia di Cristo nel battesimo, possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo Gesù nostro Signore scambiatevi un segno di pace. Alla cena del Signore.
Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Canto numero 193. Saulo di Tarso, che cada la tua benda, carnefice sbagliato, t'aspetta un'altra tenda. Son cari al tuo Dio i tuoi ricercati, son essi i nuovi eletti, da Cristo son chiamati. Presto li incontrerai per esser battezzato, t'abbracceranno in tanti, sarai fratello amato. Gesù l'ha stabilito, sarai il vaso eletto, annunzierai al mondo ciò che Gesù ha detto. Ora Gerusalemme udrà la tua voce, ma poi fino a Roma predicherai la croce. Tu dal Divino Spirito sarai sempre guidato, ripeterai a tutti: Cristo m'ha conquistato. In povertà e zelo, dovunque giungerai, tu porterai ardore e chiese fonderai. Sarai prima accolto e poi perseguitato dal tuo stesso popolo che Cristo ha rifiutato. Ti appellerai a Cesare e a Cesare andrai, legato in catene, ancora predicherai. Per la tua fede in Dio sarai tu condannato,
cittadino romano, sarai decapitato. Lì, fuori da quelle mura, è sorto il tuo altare, e lì la nostra fede veniamo a confermare. E con la stessa fede il popolo cristiano va a venerare Pietro sul Colle Vaticano. Canto numero 734. Io vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, comunichi anche a noi l'ardore di carità dell'Apostolo Paolo, che portava nel suo cuore la sollecitudine per tutte le chiese, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza degli Apostoli, per intercessione di San Paolo, vi colmi della sua grazia. Amen. Guidati dall'insegnamento e dall'esempio degli Apostoli, possiate divenire coraggiosi testimoni del Vangelo. Amen. I santi Apostoli che ci hanno trasmesso l'annuncio della fede intercedano per noi, perché possiamo giungere alla gioia eterna nella casa del Padre. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Con la grazia e l'amore di Gesù,
che converte, santifica e salva tutti coloro che si aprono al dono della fede, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.